Buonasera e buon 2022 in stile pisano. Oggi è eh, il Capodanno pisano, 25 marzo 2021, ma Pisa con nove mesi di anticipo su tutto il resto del mondo entra nel 2022. Vedremo bene perché, eh, con l'aiuto della professoressa Gabriella Garzella, che eh, ringrazio per essersi resa disponibile a dare vita a questo ulteriore momento in una giornata piena di eventi, nonostante tutto, nonostante la pandemia, nonostante per il secondo anno consecutivo non possiamo incontrarci sui Lungarni, sulle strade, nelle piazze, in cattedrale eh, a causa dell'emergenza sanitaria e anche, eh, e anche questo momento di approfondimento, questa conferenza si deve tenere. Eh, senza la partecipazione di pubblico, ma grazie ai eh, moderni strumenti di comunicazione speriamo di poter arrivare il più possibile nei, nelle case dei pisani e non solo. Oggi, dicevo, l'amministrazione comunale ha organizzato una giornata, direi, comunque ricca di momenti, con un obiettivo preciso che è quello di non arrendersi alla pandemia, di continuare con un segnale credo importante a celebrare il momento del Capodanno, in qualche modo a festeggiare eh, ugualmente quello che è eh, diventato ormai un, una data importante per la città e per la comunità cittadina. La eh, conferenza di stasera. Abbiamo voluto intitolarla Le origini storiche e religiose del Capodanno pisano e si inserisce appunto in una giornata eh, di cui diventa il momento centrale per un approfondimento, una riscoperta delle ragioni per cui celebriamo appunto oggi il Capodanno. Negli anni eh, sono state eh, scritte, fatte molte... Eh, conferenze come questa, speriamo di poter offrire il nostro contributo con una ricostruzione eh, storica eh, legata alla genesi di questo tipo di cronologia e al, a una ricerca di come questo si inserisce nella storia della città. E per questo lascio la parola alla professoressa Garzella, rinnovando i miei ringraziamenti perché ci sta aiutando moltissimo non solo in questa occasione ma anche in alcune iniziative che stiamo prendendo eh, con la speranza di poter migliorare le nostre eh, tradizioni, le celebrazioni che ruotano intorno alle tradizioni e farlo preparandoci in questa fase di eh, chiusura dove non è possibile organizzare eventi eh, con partecipazione popolare, ma noi crediamo di, di aver sfruttato e di voler continuare a sfruttare bene questo tempo per dedicarci ad altro e in questo modo prepararci al meglio per poter prima possibile, augurando, augurandoci che la situazione eh, migliori rapidamente grazie ai vaccini. Eh, che si possa presto ritornare a eh, diciamo, occuparci dell'organizzazione di eventi e, e con, con l'occasione appunto, del, del ritorno che ci auguriamo tutti all'incontro, all poter dare dimostrazione del lavoro che è stato fatto in questi mesi di blocco. Un lavoro importante nel quale, appunto, la professoressa Garzella sta avendo un ruolo importante di consulenza, di, di consiglio. Di, affiancamento all'azione all degli uffici, della dirigenza e dell'assessorato. Le, le lascio la parola ricordando, poi lo, lo dirà anche lei, ma che una delle cose nelle quali ha aiutato in questi anni il nostro assessorato e l'amministrazione è stata la cura, insieme a Giuseppe Meucci, di un volume che abbiamo eh, all'inizio di questo mandato pubblicato per i tipi della Pacini Editore, in cui abbiamo chiesto sia alla professoressa che ad altri eh, storici, ma anche appassionati di cose pisane, di offrire un contributo scritto per eh, ciascuno dei momenti che scandiscono l'anno, ciascuna delle tradizioni, eh, una prima parte invece dedicata ai santi della, della città di Pisa, insomma un libro che crediamo e speriamo possa essere utile per riscoprire eh, la storia e le vicende della, della comunità pisana e intorno al quale, eh, pur in maniera divulgativa, Uh, trovare degli spunti per riconoscere le proprie, le proprie radici. E dicevo, di questo libro la professoressa ha curato alcuni capitoli, fra cui proprio quello eh, dedicato al Capodanno Pisano, che è un viatico per la riflessione di quest'oggi. Quindi di nuovo grazie, professoressa, e le lascio la parola. Eh, buon Capodanno a tutti, buon anno Pisano 2022 con la speranza che questa unità in più ci faccia un po' superare il 2020 e il 2021 con tutte le loro oscurità. E grazie anche da parte mia all'assessore Filippo Bedini, primo per avermi invitato questo pomeriggio a parlarvi eh, in una sala che è veramente bellissima. E poi anche per la collaborazione che ha chiesto a me non solo personalmente ma perché con un gruppo di colleghi eh, possiamo diciamo, dare qualche supporto. È proprio questa idea di eh, collaborare che noi abbiamo eh, con molto entusiasmo raccolto. E' eh, è cominciata appunto da questo eh, volume che in grosso modo io seguirò anche nella nostra conversazione. È Capodanno. Il Capodanno pisano in realtà è una scoperta relativamente recente, almeno come eh, giornata da solennizzare in un certo modo, come dirà meglio di me eh, l'assessore. Eh, dopo di me eh, è nata l'idea di festeggiare questa ricorrenza del 25 marzo, che era l'inizio dell'anno per un lunghissimo periodo eh, di molti secoli a Pisa e non solo a Pisa, è nata l'idea, dicevo, nei primi anni 80 e si è cominciata a realizzare sul finire di quel decennio. Però in realtà... Eh, L'iniziativa e eh, questo evento ha avuto un'accelerazione in prossimità dell'anno 2000 perché si è intravista in quell'occasione eh, la possibilità di un primato di Pisa che poteva entrare nel nuovo millennio in anticipo rispetto al resto del mondo. Lo ricordo bene questo clima di grande entusiasmo eh, suscitato da questa particolare circostanza che ha cominciato anche a legarsi con la curiosità diffusa e l'attenzione verso eh, il passato alla ricerca appunto di antiche tradizioni. Ecco, in questi minuti che passeremo insieme io vorrei fermarmi a riflettere su questo tema da due punti di vista. Una riflessione di tipo tecnico sul particolare uso cronologico che è diventato... Eh, familiare anche ai pisani che non si erano mai occupati di storia di medioevo e di usi cronologici e poi vorrei soffermarmi anche proprio su questo rapporto con le antiche tradizioni, su questa ricerca delle antiche tradizioni. Ecco, per cominciare dalla questione dell'uso cronologico, possiamo dire che nei documenti eh, medievali latini in latino il calcolo del tempo, scandito dall'indicazione dell'anno, del mese e molte volte del giorno, ha avuto, secondo le circostanze, punti di partenza diversi, che eh, corrispondevano sempre a un grande avvenimento, per lo più di carattere religioso o di carattere politico. E questo ha impiegato l'uso di ere diverse. Il discorso sarebbe molto complesso, ma noi ci soffermeremo sull'era più diffusa, che è l'era cristiana, che fu introdotta eh, verso la metà del VI secolo dal monaco Scita Dionigi il Piccolo, ma che fu adottato eh, nell'uso documentario in maniera molto lenta, molto più lenta di quello che si potrebbe pensare, che cos'è eh, l'era cristiana. L'era cristiana enumera gli anni a partire dalla nascita di Cristo, quindi dal 25 dicembre. La data fondamentale per l'inizio dell'anno è il 25 dicembre, centrale. Però tuttavia, secondo i tempi e i luoghi, segue stili diversi, a seconda del giorno a cui si fa riferimento proprio per eh, fissare l'inizio dell'anno, quindi al centro dell'uso dell è la nascita di Cristo che è l'evento considerato fondamentale e poi però ci può essere lo stile della Natività che parte appunto conta l'anno e stabilisce come primo giorno dell'anno proprio il 25 dicembre lo stile francese che inizia il giorno di Pasqua, però il giorno di Pasqua è una festa mobile e quindi era un po' complicato questo conto. Poi c'è lo stile della circoncisione che eh, conta l'inizio dell'anno a partire dal primo di gennaio, come lo contiamo noi adesso che è denominato così dalla festa che ricorre appunto il primo gennaio in cui si ricorda la circoncisione di Cristo avvenuta secondo la, la norma ebraica otto giorni dopo la nascita. E quindi questo corrisponde allo stile moderno, allo stile comune, come si dice anche, quello che usiamo noi. E poi c'è lo stile dell'incarnazione che è quello che ci interessa con l'inizio dell'anno al momento del concepimento di Cristo, cioè il 25 marzo. Questo stile è indicato secondo formule con formule che dicono: Anno ab incarnazione domini, Anno dominice incarnazionis. Quindi eh, la formula indica sempre qual è il tipo di stile adottato. Cioè, io ho portato a vedervi un documento che in realtà si vedrà molto poco, però così avete idea di come si presenta un documento medievale che è una pergamena, cioè una carta pecora su cui viene redatto l'atto. Ecco, questo che è abbastanza tardo, è un documento del 1309, giugno 9, 1309, stile pisano, riporta la formula della datazione, anche qui non è facile vederlo, nell'immagine in alto, nel terzultimo rigo, l'ultimo rigo del testo prima della sottoscrizione notarile che è, diciamo, costituita da quelle due righe con eh, il segno del notaio, quel disegno complesso, una specie di croce, poi c'è una E che è ego e poi il nome del notaio che comincia con la B. Ecco, nella riga precedente c'è proprio la formula dell'incarnazione che dice Dominice Incarnazionis, anno millesimo, trecentesimo nono, e, e poi c'è cioè l'anno e il giorno, il mese e il giorno. Quindi questo documento riporta l'anno dell'incarnazione 1309, è ridatto a Pisa e quindi qui quando noi vogliamo eh, riportare questa data allo stile comune, cioè all'anno che usiamo noi, dobbiamo togliere un'unità. Perché? Perché lo stile dell'incarnazione si... Eh, può applicare secondo due computi diversi. Quello pisano è il famoso stile pisano che anticipa di nove mesi rispetto alla, alla natività, quindi 25 marzo l'incarnazione, il concepimento, esattamente nove mesi dopo, 25 dicembre, la nascita. E per questo si trova a partire dal 25 marzo in anticipo di un'unità rispetto all'anno comune. E questo eh, scarto di un'unità, che poi nel riportare il documento allo stile comune dobbiamo eh, considerare togliendo quest'unità, dura dal 25 marzo fino al 31 dicembre. L'anno eh, abincarnazione incarnazione secondo lo stile pisano coincide con l'anno comune dal primo di gennaio al 24 marzo. Questo, dicevo, è il computo detto pisano. C'è poi il computo detto fiorentino, che eh, ritarda invece di tre mesi rispetto alla natività. Forse anche con un po' di logica in meno rispetto all'uso pisano, perché l'incarnazione viene calcolata tre mesi dopo la nascita. E quindi che cosa succede? A Firenze si entra oggi nel 2021 e per un lungo periodo invece dal 25 marzo, dal 1 gennaio al 24 marzo, eh, Firenze ha, avrebbe un'unità in meno. Lo stile dell'incarnazione. Comunque, non è solo pisano e non è solo fiorentino, ma è un, modo, eh, è un computo che è usato eh, da molte parti e fino al 300, eh, per eh, i documenti medievali, è tra i, più diffusi, è tra i più diffusi. Quello pisano, il computo pisano, è stato naturalmente usato a Pisa, ma anche fuori di Pisa, è stato usato nelle aree soggette al dominio politico pisano, per esempio Piombino, Samminiato, anche Corneto, che è il nome medievale di Tarquinia, che era il limite eh, meridionale del eh, controllo del dominio pisano, è stato usato anche altrove in Toscana, per esempio a Pistoia o a Siena, è stato usato anche fuori della nostra regione, a Bergamo a Lodi, a Padova, sono soltanto alcuni esempi, addirittura per un periodo anche nella cancelleria papale e eh, secondo studi recenti anche a Marsiglia e quindi in aree probabilmente che Marsiglia che era una zona frequentata dai mercanti pisani, è eh, diffuso a partire dal X secolo. Prima di questa data eh, si usa a Pisa come altrove, in genere vi dicevo che sono eventi politici importanti, si contavano gli anni in base agli anni di regno degli imperatori o dei re. A Lucca eh, si comincia a usare, e si abbandona questo uso nel 924 e si passa all'uso eh, allo stile dell'incarnazione nel 924 che è l'anno in cui muore l'imperatore Berengario. Probabilmente anche a Pisa è successo così, però noi eh, non abbi abbiamo un, il primo documento che eh, testimonia l'uso di questo. Stile dell'Incarnazione è un documento eh, più tardo. Del Ora non mi ricordo. Un documento del X secolo più avanzato. Però bisogna tener conto che per questo secolo Pisa ha delle grosse lacune documentarie, quindi probabilmente era in uso anche prima, ma noi non possiamo dirlo con certezza. Vi dicevo che l'uso è stato lunghissimo perché è durato, è rimasto in vigore eh, fino al 1749 incluso. Nel 1749, per volontà del governo granducale nell'ambito della unificazione dei diversi stili eh, cronografici allora vigenti in Toscana, è stato abolito per passare allo stile moderno o comune o della... Eh, della eh, circoncisione con un decreto che qui vi, fa, vi mostro nella parte inferiore di questa immagine, è l'epigrafe che si conserva eh, a Pisa eh, nel portico di Palazzo Pretorio e che appunto eh, proclama questa eh, unificazione con eh, lo stile moderno che inizia, eh, il, la, la, il decreto è del novembre del 1749, dal 1 gennaio del 1750 non c'è più differenza tra stili diversi e si data sempre eh, secondo eh, l'uso della circon circoncisione. Ecco, il primo documento è del 23 maggio del 1985 che attesta quest'uso a Pisa. Può darsi che ci fosse anche prima, ma non ne abbiamo testimonianza. Quindi questo è quello che, eh, su cui volevo eh, riflettere un attimo per far capire eh, quale sia l'uso, ma devo dire che eh, l'occasione del Capodanno pisano ha fatto riflettere anche chi magari non era abituato a porsi questo tipo di problemi. Che anche il computo del tempo è una cosa molto complessa e che ha subito tante variazioni. A noi ora sembra tutto molto semplice e normale. Per quello che riguarda, diciamo, invece, lo storico, che cosa può dire lo storico a, a questo proposito? Eh, la festa della. Eh, dell'annunciazione o della incarnazione è nel Medioevo per lo storico medievale è una festa, direi quasi esclusivamente religiosa. E eh, per eh, mostrare come questo eh, sia fondato, vorrei leggere un passo di eh, una predica tenuta in una data del 25 marzo di un anno che non conosciamo da uno dei più grandi arcivescovi del Medioevo pisano, l'arcivescovo Federico Visconti che sedette sulla cattedra episcopale pisana dal 1253 al 1277 e che un uomo di grandissima statura culturale, politica, religiosa che ci ha lasciato un patrimonio incredibile di eh, un centinaio di sermoni, di prediche, predicate a Pisa, specificando in quali chiese predica e per quali occasioni, a Pisa e nell'immediato suburbio di Pisa. Eh, in cattedrale Federico Visconti, nell'arco del suo lungo episcopato, ha eh, eh, predicato, alcuni sermoni per eh, le feste principali della Madonna che è la titolare della cattedrale e la, della diocesi. E in particolare queste prediche riguardano il 2 febbraio la purificazione che è la festa che noi conosciamo come Candelora, il 25 marzo appunto l'Annunciazione che è la festa che celebriamo oggi. Poi il 15 agosto l'Assunzione, la festa di Santa Maria di mezz'agosto, la chiamano i documenti che è proprio la titolare della cattedrale, pensate alla meravigliosa Assunta del Riminaldi che trionfa nella cupola restaurata anche di recente in cattedrale e poi l'8 settembre per la Natività della Vergine. Ecco, in occasione del 25 marzo Federico Visconti pronunciò due prediche eh, in cattedrale sul tema, diciamo, sulla festa del giorno. Nella seconda di queste, che è la trentesima della raccolta eh, che possediamo, fu pronunciata in volgare, ma noi tutte queste prediche le abbiamo in latino e, e il passo che vi leggerò... È in italiano, ma non è il volgare di Federico Visconti, bensì una traduzione che ho fatto io con l'italiano di ora. Ecco, in questo uh, sermone eh, Federico Visconti fa capire in maniera chiara, con eh, termini lapidari, l'importanza di questa festa. Afferma infatti che l'annunciazione è, e qui cito in traduzione, la festa maggiore che sia in tutto l'anno, poiché da essa discendono tutte le feste, dal momento che se Gesù non si fosse incarnato non sarebbe nato, né avrebbe sofferto e sarebbe morto, né sarebbe risorto. Quindi diciamo l'importanza di questa festa eh, emerge chiarissima da queste poche parole di questo grande... Eh, predicatore che è capace davvero di trasmettere eh, impressioni, sensazioni sempre molto chiare e molto incisive. Possiamo anche provare a immaginare come poteva svolgersi questa cerimonia perché i dettagli che eh, Federico mette nelle varie prediche che fa in cattedrale ci fanno capire che queste celebrazioni erano davvero molto solenni. Lui probabilmente predicava dal pulpito, che però, attenzione, non è il pulpito di Giovanni Pisano che vediamo adesso, che ancora non esisteva, ma il pulpito di Guglielmo che poi fu donato alla città di Cagliari, dove si trova ancora. Si rivolgeva ai fedeli e nel pubblico dei fedeli, eh, in prima fila stavano le autorità comunali, che vengono enumerate. Il podestà, il capitano del popolo, gli anziani, eh, il consiglio maggiore. Quello che manca nella predica del Visconti assolutamente è qualunque riferimento all'inizio dell'anno, che dà l'impressione che quel giorno di fatto non sia percepito come il capodanno festoso quale lo intendiamo noi, sia per il capodanno pisano, sia per il capodanno comune, diciamo così. Perché addirittura ancora in questo sermone trentesimo il Visconti dice che in questo giorno, e torno a citare con la mia traduzione, benché sia una grande festa, una grande moltitudine di uomini e donne digiunano mentre in altri giorni di festa si è solito godere e banchettare con abbondanza di cibi e vini. E vi è una ragione, come in quel giorno il Figlio di Dio ricevette la carne dalla Vergine Maria per liberarci dalla mano del diavolo, così molti uomini e donne che usano il mondo digiunano nella speranza della salvezza in onore della Beata Maria affinché per le sue preghiere presso suo figlio non muoiano senza confessione. Quindi capite che da questa eh, predica non si ha proprio l'impressione di un Capodanno, appunto, come dicevo, festoso, quale lo intenderemmo noi oggi. Tra l'altro, eh, un'altra annotazione che si può fare è è che per esempio tutte le eh, magistrature comunali entravano in carica non il 25 marzo ma il primo di gennaio. Quindi anche questo ci dà un'idea che almeno dal punto di vista amministrativo eh, l'inizio dell'anno amministrativo pubblico, della pubblica amministrazione era il primo di gennaio. Un altro spunto per capire come ci fosse comunque una varietà ci viene da un, da un registro eh, di eh, conti dei canonici della cattedrale, del clero che ufficia la cattedrale, eh, da cui vediamo che per eh, il capitolo della cattedrale l'anno amministrativo inizia in un'altra data ancora. Il 17 giugno, quindi il giorno della festa di San Ranieri. E tra l'altro eh, c'è un bellissimo eh, registro che eh, 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 registra le spese per la cucina, molto divertente perché si capisce come in certi giorni di festa si facciano acquisti particolari e ci siano anche delle usanze, delle abitudini particolari. Per esempio, mi è capitato, di leggendo questo registro, di notare che per San Sisto eh, si comprava l'uva e si benediceva l'uva. E poi è una piccola tradizione, così nata quasi per caso, che qualcuno ha ripreso proprio per il giorno di San Sisto. Ecco, per il 25 marzo i canonici non fanno pranzi particolari o pranzi di festa, anche questo è un elemento che ci fa pensare che appunto eh, questa festa fosse vissuta con uno spirito un po', un po' diverso. Allora, questa idea del capodanno, noi ne troviamo una traccia concreta dell'inizio dell'anno come evento da celebrare, diciamo. Ne troviamo una prima traccia in una lettera che nel 1947, un, quindi recentemente, nel secolo scorso, un canonico della cattedrale, Monsignor Luigi Bramante, indirizza all'opera della primaziale pisana, con una serie di osservazioni che chiamano in ballo per la prima volta... La famosa mensola che questa mattina abbiamo tutti osservato con tanta attenzione, con tanta curiosità, e che un po' si illuminava, un po' non si illuminava, però ha poi sortito l'effetto che io vi mostro qui con un'immagine che forse non è molto scenografica, però insomma richiama per chi non ha potuto essere presente in cattedrale questo momento così particolare, un attimo. Allora, che cosa dice Monsignore? Anche qui vi leggo qualche passo di questa lettera. Che cosa dice Monsignor Bramante? Ha notato che c'è una piccola, graziosa menzolina che a prima vista sembra lì dimenticata da un distratto maestro. Infatti non ha una funzione... Eh, non sostiene niente, non ha una funzione di eh, sostenere qualche cosa in alto. Quindi sembra, dice lui, lì dimenticata da un distratto maestro, giacché non ha riscontro in un'altra simmetria. Ho domandato ad alcuni intendenti la ragione di questa menzolina e concordemente mi è stato detto un motivo ornamentale. Ho consultato poi l'opera del Martini, Theatrum Basilice Pisane, un'opera dei primi del Settecento del 1705, ma di questa menzolina neppure la traccia, eppure essa c'è ed è un segno di quella grandezza di Pisa nostra. Allora lui poi racconta di aver fatto tutta una serie di osservazioni diluite nel tempo e riporta anche dei compiti, molto, dei, computi, dei conteggi molto complicati che io non, a cui io ho rinunciato di entrare dentro. Però ne deduce che questa menzolina era lì posta ad indicare che in quel giorno in cui fosse illuminata dal sole, attraverso l'occhio tondo della cupola, è quello che abbiamo visto questa mattina, doveva sì. Negli atti pubblici e nella vita civile, cambiare la data dell'anno che era giunto il Capodanno Pisano, 25 marzo. Ecco, di qui comincia un po' la storia del nostro Capodanno. Una storia che ha qualche difficoltà a raccordarsi con il passato, perché. Il fatto che lo stesso Bramanti eh, dichiari che eh, nel Teatrum Basilice Pisane all'inizio del Settecento non se ne fa menzione fa pensare che sia successiva. In effetti, si pensa che sia stata posta lì in occasione del, eh, di alcuni restauri. Eh, nel 1999, eh, proprio in quel clima eh, che vi dicevo all'inizio di attenzione, di curiosità e anche di entusiasmo eh, in attesa del passaggio al 2000, uscì un volume a cura di Monsignor Silvano Burgalasi e di Alberto Zampieri, Pisa e il computo del tempo, 1999 dove viene verificata e riproposta questa ipotesi eh, di Monsignor Bramanti. Eh, però, appunto, notando che c'è questa discontinuità cronologica, gli autori, in particolare eh, Monsignor Burgalassi, ipotizzano che questa menzolina eh, sia stata eh, posta lì in un determinato momento. E che in epoche precedenti magari eh, il punto di riferimento potesse essere un altro. Quindi che eh, diciamo, gli altri modi per individuare l'inizio dell'anno siano variati nel tempo a causa, per esempio, di modifiche costruttive. Sapete che nel 1595 ci fu un terribile incendio in cattedrale che comportò molti rifacimenti. Oppure. In relazione anche agli interventi sul calendario. Eh, C'è la riforma di Papa Gregorio XIII che nel 1582, per aggiustare gli anni in relazione, per adeguare l'equinozio astronomico e l'equinozio calendariale, eh, tolse eh, dieci giorni al mese di ottobre, nel senso che dal 4 di ottobre si passò... Al 15 di ottobre e quindi probabilmente saltavano tutte eh, queste modalità di computo se ci fossero stati ecco quindi diciamo è una festa che eh, è molto bella perché è molto sentita perché ha portato i pisani anche a interrogarsi sulle tradizioni e a ricercare notizie su un passato che non sembra più poi così remoto, ecco, forse varrebbe la pena anche di eh, ampliarne il significato e di capire meglio eh, come eh, era in origine questa festa, proprio secondo quel criterio che mi sembra quello che sta seguendo anche l'assessore Bedini. Di, eh, storicizzare un po' le tradizioni e, e rendersi conto di quando e come le cose sono andate. A me sembra di avervi detto tutto quello che avevo pensato di dirvi, e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio l'assessore. Se c'è qualche spunto da approfondire o qualche cosa da completare. Possiamo farlo tranquillamente, lui... comunque lascio la parola a lei per la parte forse più recente no, di questa tradizione. Collego... Ah no, ho dimenticato una, una cosa Prego. importante, una cosa molto importante, sempre dalla lettera del Bramanti, l'avevo sottolineata e poi non l'avevo girata. Fa un'altra considerazione. Eh, inoltre c'è da considerare che il Sole... Nel suo spostamento apparente sulla volta celeste occupa due volte all'anno la stessa posizione, con la conseguenza che la mensolina in parola viene illuminata due volte l'anno. Ecco, una cosa forse che è sfuggita, anche a me era sfuggita, l'ho riletta attentamente ora, è questa osservazione. Eh, la situazione che si è verificata questa mattina sembra che si verifichi anche in occasione dell'altra grande festa, dell la seconda delle quattro feste che vi ho ricordato prima, cioè l'8 settembre per la Natività della Vergine. Quindi, bisognerebbe provare a vedere se succede così. Grazie. Questa è l'ennesima suggestione, ah. ma in, mi veniva in mente. Eh, durante il suo intervento, di come al di là diciamo, della eh, scientificità no? di questa, eh, del raggio di sole, eh, se è casuale oppure se la mensolina è stata messa lì proprio in funzione del fatto che lì ci batteva il raggio di sole, comunque sia, sono i simboli che sono importanti. La luce, mi, mi vengono in mente rappresentazioni iconografiche, quadri anche famosi che raffigurano l'annunciazione, no? dove figura o meno l'Arcangelo Gabriele, dove la Madonna è diciamo, rappresentata in diverse ambientazioni, ma costante c'è cioè comunque un raggio di sole Giusto. che arriva su Maria. Sì. Eh, come eh, diciamo, manifestazione del tocco di Dio eh, su, su quella che eh, Dio ha scelto per... Essere eh, colei che darà, eh, renderà uomo Dio. E quindi è comunque un momento che rappresenta una centralità eh, a prescindere, no? sia per i Bene. credenti che per i non credenti. Comunque, il fatto che eh, in antico questo momento rappresentasse l'inizio del nuovo anno, probabilmente. Anche prima diciamo, di avere dei collegamenti con le nostre radici cristiane, perché se si pensa al calendario romano no, e alla, anche ai nomi dei mesi, perché settembre si chiama settembre, ottobre si chiama ottobre, se si computa da gennaio non torna questo, certo. eh, questa mh, nomenclatura, questa eh, classificazione. Novembre non è il nono mese, se si va da gennaio ma se si va. e eh, Aprilis. Eh, si chiama, eh, Apriva l'anno, no? la, ehm, diciamo, invece con la dedica del mese di marzo al Dio della guerra. Perché... Quindi c'è qualcosa che ci fa capire che diciamo, per secoli eh, la, la, la cronologia, il calcolo del, del tempo non iniziava quando, iniz quando lo facciamo iniziare noi, iniziava. Eh, invece in questo periodo anche perché diciamo, in, un, in una società eh, antropologicamente abituata a vivere secondo le stagioni molto più di quanto non lo, non lo siamo noi diciamo, la primavera segnava la ripartenza certo. e quindi eh, vivere secondo le stagioni in, un, in una società rurale è legata eh, oggettivamente alla presenza o meno della luce per l'attività lavorativa e anche ai cicli eh, della, della natura, della vegetazione, della riproduzione degli animali, eh, era chi è chiaro che il mese di gennaio, da questo punto di vista, dicembre e gennaio non rappresentano niente, lo scarto si ha invece in questo periodo. Quindi, a, a prescindere da tutto, si tratta di una, una ricorrenza che affonda le radici nella, nella, nella storia e nella cultura. Sono I giorni dell'equinozio di, dell di primavera. Del resto la Pasqua è la prima domenica dopo il primo plenilunio, dopo eh, l'equinozio di primavera. Quindi c'è tutta una serie di una elementi cadenza. che fanno sì che, che, che questo sia un momento, un momento centrale. E... Poi ognuno può, può pensarla come vuole, ma insomma, è innegabile che da questo punto di vista ancora una volta Pisa lega inscindibilmente a, uh, a Maria la propria uh, identità. No? E no, non fosse altro, come ricordava lei, a partire dalla, uh, dal Duomo che è dedicato all'assunta. Mi piace molto. Anche questa cosa, eh, queste coincidenze con l'8 settembre, sì. la, la Natività di Maria e il 25 marzo l'Annunciazione. Un'altra curiosità diciamo, per queste coincidenze riguarda il fatto che il 25 marzo e il 17 di giugno, eh, che è San Ranieri, cadono sempre lo stesso giorno, perché comunque la distanza, il numero di giorni è un multiplo di 7 e quindi... Eh, anche, que cioè, anche quest'anno il 17 oggi è giovedì eh sì, e quindi il 17 giugno sarà di giovedì sono coincidenze della storia molto eh, interessanti io come accennava lei all'inizio eh, proprio anche nel ruolo di, di amministratore sento di dover eh, completare questo percorso eh, di ricostruzione eh, partendo da, dal momento in cui eh, si è iniziato in città di recente a riscoprire la giornata di oggi. E voglio farlo sia per eh, diciamo, una completezza nella nostra ricostruzione, ma soprattutto per ringraziare anche quanti nel tempo poi hanno contribuito in maniera decisiva a questa riscoperta. E non posso non cominciare da un ricordo eh, sinceramente commosso di Umberto Moschini che, eh, che ci ha lasciato pochi giorni fa e che è sicuramente e indubbiamente il motore primo della riscoperta eh, di, questa, di questa festa eh, e colui che lo vedremo in questa breve eh, ricostruzione ha promosso la, il primo evento intorno al, al Capodanno nel 1986. Eh, la storia però del, dell'era dell moderna diciamo così, del Capodanno pisano risale a qualche anno prima, era il marzo del 1982 quando ehm, Paolo Gianfaldoni, un noto cultore di Memorie Pisane, incontra in piazza dei Miracoli Monsignor Riccardo Barzotti, altro cultore di storia pisana eh, che ha scritto anche testi importanti. E ehm, diciamo, confrontandosi eh, con eh, Barzotti, Gianfaldoni viene a, a, a conoscere proprio questa vicenda legata al testo. Che leggeva la professoressa e alla, diciamo, alla mensolina con, con l'uovo in cattedrale. Gianfaldoni allora decide di approfondire l'argomento facendo ricerche di proprio pugno e pubblica un articolo sul Capodanno che compare nel numero eh, di ottobre dello stesso 1982 su Vita Nova, che è la rivista diciamo, della Diocesi. E questo rappresenta diciamo, il primo articolo. Eh, di riscoperta, il momento della riscoperta. L'anno successivo eh, Gianfaldoni coinvolge il nostro Aldo Paradossi eh, che già lavorava come eh, giornalista eh, che decide di fare un servizio eh, sul Capodanno pisano che ehm, viene corredato da delle eh, bellissime immagini dello studio eh, Pisano, che, che, insomma, molto noto in città, Fotoefos, che corre da questo servizio eh, con delle fotografie. E quindi si incomincia eh, sempre di più a eh, sentir parlare a Pisa della, del Capodanno e di, e di queste ricostruzioni eh, che ci diceva la professoressa in merito al raggio di luce che entra in cattedrale due volte l'anno, in particolare il 25 di marzo, e che co come una sorta di, eh, insomma, non proprio, ma insomma col principio delle, ehm, delle meridiane no? eh, segna il tempo. Eh, si arriva così al 1986 quando appunto il compianto Umberto Moschini che allora eh, aveva un ruolo importante nel gioco del ponte perché era il luogotenente generale della parte di Mezzogiorno. Incontra, eh, questo me l'ha raccontato lui e me l'ha raccontato l'altro protagonista di questo episodio, quindi ho incrociato le fonti per cui non c'è motivo di, di dubitare, della, eh, in momenti diversi peraltro, quindi cioè, erano molto amici, ma, ma non me l'hanno raccontato insieme. Incontra Francesco Capecchi, altro. Cultore eh, appassionatissimo di, di, di storie e di tradizioni pisane, col quale si confronta con l'intento di trovare qualcosa da organizzare per viva vivacizzare l'attività civile eh, della parte di Mezzogiorno. Voi sapete che il gioco del ponte, anche lì Moschini e lo stesso Capecchi hanno dei meriti importanti per la ripresa, era ripreso in quegli anni e ehm, Moschini è sempre stato molto attento alla parte civile della manifestazione, quindi tutte quelle che sono le iniziative di, di carattere culturale e di riscoperta, cui il momento del gioco, la battaglia, fa da traino, è sempre eh, in questi due anni e mezzo, negli ultimi mesi no, ma insomma veniva spesso a confrontarsi sui nostri progetti eh, relativi alla, diciamo, al restauro e alla ricostituzione del patrimonio dei costumi della mostra, come la chiamava lui, eh, cioè del corteo di rievocazione storica e, e era molto contento fino anche eh, quest'anno per Sant'Antonio Abate nella sua prolusione in San Michele in Borgo, eh, si complimentò e eh, di questo fui molto orgoglioso con il nostro assessorato per gli investimenti importanti e per le ricerche che hanno portato all'acquisto all di nuovi costumi, numerosissimi per il corteo del Gioco e, e numerosi per il corteo delle Repubbliche Marinare. Poi ora stiamo lavorando anche sul corteo del Paglio San Ranieri. Insomma, era molto eh, concentrato sulla parte civile dell'attività civile delle magistrature e della sua parte. E con Capecchi mh, si confronta, Capecchi gli mette la classica pulce nell'orecchio, suggerendoli di creare un evento che ricordi il Capodanno del 25 marzo. Quindi siamo partiti dagli studi, dall'articolo, che si concretizzano nell'articolo di ehm, Gianfaldoni, quindi il servizio televisivo e tutta una serie di ehm, Insomma, di rumori, eh, rumoreggiamenti intorno a questa cosa, Capecchi gli si accende la lampadina, propone a Moschini che accoglie in maniera entusiastica e con la eh, sua energia, l'energia che ha contraddistinto il suo impegno, eh, decide con il comando di Mezzogiorno di organizzare per quell'anno, del 1986, la prima rievocazione, a partire dalle linee guida suggerite nell'articolo, nello studio esposto da Gianfaldoni eh, quattro anni prima e mette insieme, eh, facendosi aiutare ovviamente dalla parte, ma anche da associazioni, eh, alcune che non ci sono più, altre che sono invece sempre molto attive e che ringrazio ancora oggi, quindi la sua storica, gli Amici del Gioco del Ponte, che guida. Ma aderiscono entusiasticamente anche altre associazioni come l'Accademia dei Disuniti, l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, gli Amici di Pisa, un'associazione che si chiamava I Ghibellini, eh, che ora non, non esiste più. Si unisce anche il Comando di Tramontana, il Comune di Pisa eh, diciamo, accoglie favorevolmente l'iniziativa e si realizza appunto nel 1986 la prima rievocazione. Di quello, che abbiamo, di quello che stiamo facendo oggi. Eh, iniziano a collaborare eh, fin da subito alcuni pisani, illustri per la loro eh, attività in città, di tipo culturale, come Giampiero Lucchesi, Pierangelo Matteoni, gli artisti mh, storici della città: Otto Pamio, Enrico Fornaini, Angelo Ciucci, Giovanni Giuliani, Antonio Fascetti, mi piace ricordarli tutti. Eh, si partecipa come diciamo, motore della comunicazione il compianto Marco Barabotti, che è un giornalista che ha lavorato a lungo per testate giornalistiche locali, l'amico Sergio Simi, che è un antiquario pisano, e Marco Regneri. Eh, vengono organizzati, quelli dell'86, una cerimonia in Duomo, una piccola mostra, una conferenza, come quello che stiamo facendo noi oggi, eh, magari partecipata a differenza della nostra solitudine in questa bellissima sala, e altri piccoli eventi collaterali. Si va avanti così fino al 1992, quando il comando di Mezzogiorno decide di passare il testimone direttamente agli amici del Gioco del Ponte, che era l'associazione di, di moschini che porta avanti la tradizione fino al 1999, quindi sono due fasi, una prima fase dall'86 al 92, una seconda fase in cui eh, diciamo, l'organizzazione è a guida Associazione degli Amici del Gioco del Ponte, fase che dura sette anni fino al 1999 ed è il momento che ricordava anche la professoressa, il momento... In cui ci si accorge. Oh, 99 significa che noi si entra nel 2000, si entra non semplicemente in un nuovo anno o in un nuovo secolo, ma addirittura in un nuovo millennio. E quindi, eh, insomma, si concretizza la, la, la possibilità di creare intorno al Capodanno pisano un momento che possa avere un risalto forte anche a livello mediatico, non solo a Pisa, ma anche ma anche fuori. L'Associazione degli Amici del Gioco del Ponte chiama a coordinare le celebrazioni che vengono affidate a un, a un comitato eh, il professor Zampieri, che non ha bisogno eh, di presentazioni nel mondo delle tradizioni pisane, lo, lo citava prima la professoressa per il libro Bellissimo eh, insieme a Monsignor Burgalassi, Pisa e il Computo del Tempo, che, eh, che appunto coordina questo momento eh, il comune comincia ad avere eh, un ruolo, prende il volante dell'organizzazione e insieme a tutta una serie di sponsor e insieme sempre a queste associazioni c'è anche un bellissimo eh, manifesto che abbiamo eh, ripreso e ho voluto incorniciare davanti all'ingresso dell'assessorato. Eh, dove si vedono tutti appunto i, i partecipanti, si vede che il programma è strutturato su due giorni eh, con tantissime attività di carattere non solo culturale ma anche di attrazione turistica, enogastronomico, si fanno eh, per la prima volta i fuochi, eh, c'è un coinvolgimento di enti legati al turismo, soggetti eh, di ogni genere pubblicazioni, è un momento importante e, e, e ricco, veramente ricco di, di eventi. Quindi è dal Capodanno eh, 2000 in stile pisano che l'evento si inizia a celebrare in, veramente in grande stile e da quel momento l'amministrazione, comunque sempre in sinergia con le associazioni, eh, che, in, che si occupa di tutto e il Capodanno entra a far parte dei grandi eventi delle tradizioni storiche insieme alla Luminara, al Gioco del Ponte, alla regata delle antiche Repubbliche Marinare e al Paglio di San Ranieri, diventando il quinto momento, eh, oltre a quelli del giugno, del giugno Pisano, allargando finalmente le maglie del calendario alfeo che se no vede concentrati in un unico mese, che è un problema anche importante per chi deve poi occuparsi della parte amministrativa e, e a, a, così a, a aprire anche a un momento importante come l'inizio della primavera, una, un evento eh, che in questi anni ha rappresentato non solo eh, una festa per i pisani, un'occasione anche di coinvolgimento delle scuole, finché abbiamo potuto, e, e dei cittadini residenti, ma anche un volano importante. Eh, di attrazione turistica, in un momento sicuramente che non è il clou della stagione, eh, però insomma, tante gite scolastiche a fine marzo tanti, eh, e, e la curiosità di tante persone nel venire a Pisa a, a celebrare il Capodanno in anticipo. No? Ci sono quelli che prendono l'aereo il 31 dicembre per fare il Capodanno no? mentre si spostano su, lungo i fusi orari e ci sono le persone che vengono a Pisa per fare il Capodanno del 25 marzo. Purtroppo questo due anni fa si è eh, bruscamente interrotto perché proprio nel mese di marzo si è conclamata la pandemia. Eh, non vi nascondo che personalmente eh, il fatto che mentre l'anno scorso eravamo tutti un po' so anche sorpresi, oltre che sconvolti, e quindi magari abbiamo bisogno di tempo per metabolizzare. E, e comunque ovviamente nell'emergenza e, e, e nella novità così drammatica il rammarico c'è stato, ma insomma a un certo punto uno, quest'anno è più forte un po' perché eh, si è accumulata anche tanta stanchezza rispetto a questa situazione, ma poi eh, mancare per la seconda volta la possibilità di riempire con, con delle iniziative. Come quelle che avevamo fatto eh, due anni fa, insomma, con, al Giardino Scotto, nelle piazze, con eh, cortei, occasioni di incontro, di, di, di rievocazione, anche concreta. Ricordo l'ultimo anno, una bellissima festa al Giardino Scotto, con il santimbanco, con la rievocazione del mazzascudo, eh, con eh, le sfilate dei musici e degli sbandieratori, eh, per le piazze di Pisa, sono momenti importanti di festa che erano stati molto, molto apprezzati. Il fatto di, per il secondo anno, di non aver potuto è veramente un rammarico importante. Speriamo che sia l'ultima volta e speriamo di aver scelto eh, bene di mh, sfruttare questo tempo proprio come amministratori della città per eh, non, non piangersi addosso, ma rimodularci e eh, 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 occupare il nostro tempo, le nostre energie e anche eh, un po' di risorse che sono state eh, diciamo, risparmiate dal fatto di non, 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 di, di non dover organizzare eventi di piazza, eventi di popolo, per eh, curare alcuni aspetti importanti che possono permetterci di Riallungare la vita alle nostre, alle nostre manifestazioni perché eh, la situazione che abbiamo ereditato non era semplicissima da gestire e eh, la, soprattutto la parte relativa alle dotazioni di contorno, e quindi i costumi, ma gli addobbi che abbiamo presentato questa mattina, le, se si va a vedere. Le foto anche di edizioni moderne, ma insomma negli anni Ottanta, per non parlare eh, delle riproduzioni antiche del gioco del ponte, si vede un lungarno, un palazzo Gambacorti, eh, un ponte vestito a festa, eh, cortei eh, numerosissimi con costumi bellissimi, completi dalla penna del cappello alla calzatura e, e, e al calzettone. E, e, e su questo c'era molto da lavorare. Lo stiamo facendo e crediamo che sia importante, nel male della pandemia, aver trovato il modo di, di poter ristrutturare un po' tutto questo parco di beni eh, diciamo, mobili dell'amministrazione, perché in questo modo garantiamo un futuro ai nostri cortei storici, un futuro anche di, di, di forse con un salto di qualità. Nell'offerta nell e, e speriamo che questo futuro arrivi il prima possibile perché eh, insomma mh, anche non riuscire a, a poter programmare ora tutti vogliono sapere del giugno no? eh sì. e del, ah. del giallo luminare, del gioco del ponte, dei, dei pali Remieri eh, è difficile, non, non, non possiamo prevedere l'evoluzione nonostante la campagna vaccinale, però anche lì all'inizio, a fine dicembre, si prospettavano dei tempi più brevi, ora si stanno dilatando. E purtroppo però quando si organizzano eventi così importanti bisogna fare degli affidamenti, delle gare per i servizi eh, con i tempi abbastanza allungati della pubblica amministrazione, quindi è difficile. È certo che da parte nostra, come abbiamo fatto oggi, c'è la volontà eh, ferma e assoluta di eh, provarci di provarci soprattutto con gli eventi che si possono slegare dal giugno e augurandoci che la, che la soluzione trovi, trovi la situazione trovi una soluzione positiva quanto prima e, e augurandoci di poter tornare a avere il pubblico in momenti come questo e a riempire eh, i nostri lungarni nei momenti di festa della città. Però no, non piangiamoci addosso, credo che eh, anche il momento di stasera sia stato un utile eh, approfondimento per riscoprire le ragioni del nostro festeggiare oggi, per cui la ringrazio di nuovo e, e ringrazio chi ha voluto seguirci sui canali social del, del comune di Pisa. Noi ci, ci, ci prepariamo a concludere questa giornata ehm, lanciando dei piccoli eh, raggi di luce artificiale in alcuni punti della città, anche qui come se, segno di, ehm, di continuità e, e di coinvolgimento della città stessa, un coinvolgimento che abbiamo cercato anche tramite una campagna di affissioni. In città, di manifesti che riportano delle foto sul Capodanno e non solo. E al di là, al di, là di tutto, buon 2022 a tutti! E che sia l'anno della svolta per fare in modo che, che la pandemia diventi solo un brutto ricordo di questi due anni in cui siamo stati senza il Capodanno Pisano. Auguri a tutti! Per eh, l'anno che, eh, che oggi a Pisa inizia in anticipo di nove mesi su tutto il resto del mondo. Un po' di orgoglio lo vogliamo rivendicare in conclusione. E grazie di nuovo alla professoressa Gabriella Garzia. Eh, grazie anch'io, solo per rinnovare l'augurio, l'augurio di buon anno e davvero di un anno che sia buono, come diceva il nostro assessore, e un grazie per chi ci ha seguito, perché nel. Nelle difficoltà di questo momento, però, c'è questa cosa positiva che forse raggiungiamo più persone che in altre occasioni, quando diciamo gli spazi erano più circoscritti. Io spero che forse oggi siamo riusciti ad arrivare eh, anche oltre le persone, il pubblico che avremmo avuto qui. Ecco, forse in prospettiva, questo canale. Sarà bene mantenerlo. Sicuramente. Quando ci sono In maniera complementare, in però. Maniera con, la, complementare, con la possibilità assoluta, di, di poterci sì. incontrare e dare la mano. sì, però, adesso che. E toglierci anche le mascherine. Adesso che anche i meno. i, i più lontani dalla natività digitale hanno imparato, insomma. Eh sì, sì. Sarà un modo per eh, comunicare certi momenti, per condividere certi momenti con un pubblico anche più ampio di quello a cui eravamo abituati e di cui però abbiamo nostalgia, molta nostalgia. Grazie. Grazie a voi e, e buon anno pisano.